Lei ha citato gli investimenti nel campo delle risorse umane, gli investimenti nel campo di tante risorse, ha citato anche gli investimenti nell'hardware. Roberto Pellegrini, dicevo, è presidente di imprese di fabbricazione di distributori automatici e quindi come dire, credo sia la persona più adatta a sviluppare questo discorso. Qual è l'impatto di queste nuove tecnologie sul vostro settore? Ah, guardi, l'impatto è più vicino al microfono, così in sala sentono bene. L'impatto delle nuove tecnologie sul settore è un impatto molto forte. Come già detto il nostro presidente Trapletti, no, il settore sta investendo moltissimo nell'evoluzione tecnologica. Da un'analisi di Ipsos commissionata da Confida risulta che nei prossimi anni gli investimenti maggiori del settore del vending saranno nei sistemi di pagamento digitali, per cui nelle app famose, nelle forme di pagamento digitali, telefonia. Guardi in sala, così tanto io non sono bello. Neanch'io, per cui. Non è il nostro compito. No. Per cui sui sistemi di pagamento digitali, come dicevano, per consentire al consumatore di utilizzare tutti gli strumenti più moderni. Stiamo investendo moltissimo anche sulle interfacce per gli utenti, gli screen, i touch screen, per permettere di comunicare di più col consumatore, per dare le informazioni necessarie dagli allergeni presenti nel prodotto, per esempio, agli ingredienti contenuti in un prodotto, no? per permettere al consumatore di avere un'informazione più completa su quello che sta consumando. No? Stiamo investendo moltissimo come settore in quella che è l'interconnessione, cioè far parlare il distributore automatico con l'azienda. No. Questo porta un beneficio da una parte all'azienda, perché poter fare una, come ha detto il Presidente, un rifornimento predittivo, cioè sapere cosa serve al distributore automatico per essere rifornito, cosa ha venduto, sapere se ha dei problemi, il distributore comunica le avarie direttamente in sede senza aspettare che sia il cliente a chiamare e a dire il distributore non funziona. Perché questa è la comunicazione che riceviamo dal cliente, non funziona. Invece il distributore è in grado di dare un'informazione molto più completa sul malfunzionamento, dirci che cosa realmente non funziona, e questo ovviamente porta benefici al consumatore, no, perché io riesco a sapere per ogni singola macchina i prodotti che realmente vanno, che vendono, e riesco ad anticipare il mio momento di intervento per non lasciare il distributore vuoto, per cui non creare dei servizi al consumatore. Mi permette di fare anche manutenzione preventiva e predittiva, per cui non solo manutenzione preventiva, per cui interventi periodici, ma anche interventi in anticipo sull'avaria. Sembra futuribile, ma in realtà tutto questo è fattibile. No. Possiamo trasformare il distributore automatico anche in un momento di servizio per il consumatore, perché attraverso il distributore automatico e le app possiamo permettere al consumatore anche di fare pagamenti diversi, penso, non so, a pagamenti in pago PA, per cui magari non piacevoli come le multe, ma vanno pagate, no? Piuttosto che prendere il biglietto del bus, piuttosto che ricaricare il mio telefonino. Tutto questo si potrebbe fare attraverso il distributore automatico, e Confida e il settore stanno lavorando molto in questa linea, stanno investendo molto in questo. No. Però a fronte di questo ci troviamo oggi con sostanzialmente due problemi principali. No. Uno è un problema tecnologico, per cui il distributore automatico oggi si appoggia a dei protocolli che sono ormai obsoleti. Cioè, le informazioni in grado di essere trasmesse attraverso questi protocolli sono molto limitate. No. Per cui Confida da anni ha investito in un progetto di un nuovo protocollo evoluto, un protocollo 2.0 adeguato alle tecnologie moderne. No? E attraverso il Politecnico ha fatto uno studio per presentare un progetto da questo punto di vista. Essendo il settore comunque un settore internazionale, abbiamo poi passato questo progetto, che è finanziato e pensato da Confida, a EVA, l'Associazione Europea del Vending. Purtroppo ci sono state, in mezzo a questo progetto c'è stato anche il Covid. Il Covid ha inevitabilmente di fatto fermato quasi tutti i progetti per 2 anni. Però siamo arrivati a un punto in cui, è vero, abbiamo avuto 2 anni di ritardo dovuti al Covid, ma stiamo andando avanti troppo piano. Per cui se EVA non si dà una mossa,
diciamolo chiaramente, io credo che Confida e il vending italiano debbano prendere in mano il progetto e portarlo avanti, perché non possiamo stare ad aspettare altri paesi dove l'interesse verso il nuovo protocollo è molto minore, no? No. O hanno interessi diversi, ma noi ne abbiamo bisogno, il vending ne ha bisogno, il vending italiano ne ha bisogno anche per mantenere la leadership tecnologica che abbiamo, no? Perché siamo leader e dobbiamo restarlo e vogliamo restarlo, per cui o va avanti o andiamo avanti noi, questa è la mia opinione personale. L'altro problema è inevitabilmente economico. L'evoluzione tecnologica del vending è costosa. È inutile girargli intorno, diciamo le cose come stanno. Per pensare di interconnettere tutti i distributori, montare touchscreen, montare i sistemi di pagamento, le app e tutto questo, è costoso. Richiede degli investimenti enormi, perché non è solo un adeguamento delle macchine, spesso è anche veramente una sostituzione delle macchine, sostituzione dei sistemi di pagamento con sistemi più evoluti. Tutto questo ha un costo. Abbiamo avuto per anni un forte investimento dal settore perché, aiutati dall'industria 4.0 che finanziava di fatto l'attività, ha consentito ai gestori di investire e connettere molte macchine. Infatti oggi vediamo che ce ne sono di macchine connesse in giro nel mondo del vending, soprattutto italiano, dove guarda caso siamo leader anche lì nel mondo. No. Però oggi ormai l'industria 4.0 si è abbassato talmente il contributo che non al gestore non dà più un reale beneficio. Io spero che con l'industria 5.0, che è stata citata dai nostri governanti, no, di cui si sta parlando, il settore possa avere un contributo fattivo in investimenti reali che poi portano beneficio al settore e portano beneficio inevitabilmente allo Stato, no? E ci permetteranno di mantenere questa leadership. Tutto questo, se lo uniamo al decreto Made in Italy, il vending è una filiera italiana, non è solo il distributore italiano, è la filiera che è italiana, dove l'Italia è leader. Siamo leader nei distributori automatici, siamo leader nei pagamenti, siamo leader nei software, siamo leader in molti prodotti utilizzati dentro il distributore automatico. Per cui, più filiera di Made in Italy di questa, io non so dove ne troviamo un'altra. No. Per cui io mi auguro che lo Stato capisca questo. Il vending vuole contributi agli investimenti, non vuole elemosina. Lasciatemi dare questa provocazione. Beh, questa provocazione, allora, si ritorna sempre a cabina di regia, alla politica. E allora vediamo se questa provocazione viene raccolta, per esempio, dall'onorevole Ilenia Lucaselli, membro della Commissione Bilancio.